Ciao amici di Prepper.it, va che estate, va che bel sole, tempo necessariamente di occhiali perché sennò non ci vedo un tubo. Oggi voglio parlarvi di un prodotto che mi è arrivato ultimamente. Abbiamo parlato recentemente di stufe e stufette e penso che questo sia decisamente un campione della sua categoria. Vi presento oggi la Camp Stove Mark 2T della Wild Gas Stove che mi è arrivata oggi. Partiamo dall'unboxing e poi andiamo a vedere come funziona. La stufa arriva in questa bellissima scatolina. Prima cosa che andiamo subito a vedere, manuale di istruzioni abbastanza ben dettagliato che ci spiega tutte le varie opzioni di utilizzo. Contenitore in stoffa all'interno, tadan, eccola qua, piccolo gioiellino di progettazione e di ingegneria, suddivisa in quattro parti fondamentali. Ci sono tre parti che vanno a fare camera esterna, camera interna e la parte superiore che è quella che va a contenere il bruciatore. Vediamo come si assembla. Allora, abbiamo questo piccolo cestello forato sul fondo e poi due elementi che vanno a realizzare il corpo. Questa serie di ugelli qui sono appunto i jet da cui poi andrà a uscire il gas che verrà infiammato. Questo è il fondo in cui possiamo riconoscere i buchi, permettono la reazione dal basso. L'assemblaggio è banale. 1, 2, si incastra da sé, non c'è bisogno di stare a prendere misure o altro, e si appoggia in questo modo. Ed ecco fatta la nostra stufa. Per completarla alla fine andiamo a mettere su il nostro bruciatore. Si alzano verso l'esterno queste tre linguette e il poggiapentola che è ancorato e non può uscire. Voilà, una volta incastrato riesce a reggere secondo le specifiche almeno 1,5 kg, quindi diciamo una pentola da 1 litro e qualcosa riusciamo tranquillamente a tenerla, e a questo punto andiamo ad appoggiarlo direttamente sopra e andiamo quindi a formare la nostra stufa completa. Qual è il vantaggio di una stufa di questo tipo? Beh, innanzitutto che è particolarmente efficiente, che rende un sacco, che consuma molto poco, e infatti il combustibile per questo tipo di stufa non è nient'altro che rametti o comunque qualsiasi cosa che sia vegetale e asciutto. Ad esempio sto usando questi. Non sono altro che rametti che potete trovare tranquillamente per terra da qualsiasi parte dove ci sia un albero nelle vicinanze. La dimensione massima, come potete vedere, grosso modo è quella di una matita o poco di più, e è sufficiente a questo punto spezzarli con le mani e fare dei pezzi piccoli di più o meno di queste dimensioni. Ed ecco qua, una volta riempita, più o meno quella che potrebbe essere la configurazione che andiamo ad ottenere. Quale sarà la particolarità? Che andremo ad accendere la stufa dall'alto, quindi la parte prima che comincerà a bruciare sarà questa. Il legno all'interno rilascerà i gas che scenderanno verso il basso, si mescoleranno con l'aria che entra dai fori sottostanti, risale all'interno dell'intercapedine perché è più leggera dell'aria, soprattutto è calda, uscirà dai fori dei jet in superficie che verranno accesi dalla fiamma che c'è qui, quindi avremo una fiamma molto simile a quella che abbiamo su un normale fornello a gas, solo che non abbiamo dovuto portarci dietro né la bombola né nient'altro, solo questa stufa da 100 grammi circa di peso. Andiamo a fare a questo punto la prova di accensione. Ok, le condizioni di luce non sono eccezionali per il video, però non so se riuscite a vedere, le fiamme ci sono alte più o meno 25 cm, insomma una resa decisamente alta, e adesso vediamo se riesco a farlo notare meglio. La parte che da cui vedete che escono le fiamme, in particolare sul lato destro, le fiamme vengono fuori dalla parte alta, cioè stanno uscendo in questo momento esclusivamente dagli augelli laterali, cioè, come dire, non stiamo solo bruciando il legno, stiamo bruciando il gas che sta uscendo, e questo è il grandioso vantaggio di questo tipo di stufetta. Cioè la differenza che abbiamo ad esempio con il barattolo forato che abbiamo visto più volte è che non stiamo solo appunto bruciando il combustibile, ma stiamo anche estraendo i gas e bruciando anche quelli. Da qui la maggiore resa e la maggiore efficacia di questo tipo di stufa, che probabilmente è il livello più alto che possiamo raggiungere per quello che riguarda fuochi da campo nel momento in cui vogliamo avere tanta resa e pochissima spesa. Perfetto, la nostra stufa rigassificazione si è dimostrata particolarmente efficiente e particolarmente efficace.
colgo l'occasione per lanciare una nuova iniziativa che abbiamo sul sito di prepper.it, ovvero quello dei gruppi d'acquisto. Immagino che parecchi di voi potrebbero essere interessati a uno strumento di questo tipo e devo dire che effettivamente però i costi, compresi quelli di spedizione, visto che viene dall'Inghilterra, non la rendono particolarmente economica o diciamo particolarmente conveniente. Per questo stiamo cercando di mettere insieme dei gruppi di acquisto, ovvero raccogliere quante più persone possibili sono interessate a questo oggetto, metterlo insieme e fare un unico ordine abbastanza consistente di un certo numero di pezzi e cercare di spuntare uno sconto che potrebbe essere di 10, speriamo 15% sul singolo pezzo che quindi potrà arrivarvi. Quindi vi invito a venirci a trovare sul nostro sito, sul nostro forum, vi lascio qua sotto l'indirizzo della parte del forum in cui stiamo proponendo questo modo di risparmio collettivo tra prepper e niente, spero che sarete anche voi soddisfatti quanto me di questo piccolo gioiellino. Alla prossima!